Ottimo. Ehi, buona fortuna. Azzeccato, eh? Azzeccato. Era proprio chiari con le cuffie. Allora, tu ti porti crocifisso e libro. No, il crocifisso è cosa per parlare. Aspetta, parla con tutti, ok? Ah, oh, giusto, è vero, tu usi per parlare prima, beh, non libro. Cazzo, meno male che è intermedio questo. È qui, l'ho sentito, brutto. Aspetta. Aspetta, bro. È qua. No, lo so, voglio fare una... Ah, vuoi metterla prima qua? Ok. Sì, così vediamo la temperatura dove sta. Madonna, mi dà un 16, 10, 11... Secondo me è qua. 13, 10, 9, 10, 11, 10, 8. Allora è in bagno. Qua in bagno, è qua, 11. No, stavo vedendo se stava anche all'esterno. Ah, ok. Ok, è proprio qui davanti alla cosa del bambino, sta qua praticamente. Ok. Ma possiamo andare. Dove sei? In camera. Vabbè, andiamo. No, ma avevo sentito i passi, quindi doveva stare per forza là. Quando senti i passi, no, sta per forza in camera. È quello il problema, quando li senti sì, da fa un po' paura, mette un po' ansia. Io ormai stavo smettendo il sensore vicino al muro, quindi ero fermo, ho sentito i passi che mi camminava. Ma la stanza è grande, quindi un secondo crocifisso là ci... Sì, e ho tolto le orbe. Le orbe sono in corridoio. Orbs. All'estremità, guarda, mo te ne esce uno. Ah, eccola, l'ho vista sulle scale. Sì. A posto. Di Spirit Box e Orbs. Porto il sensore di movimento. Ok, andiamo a mettere il secondo crocifisso. Metti un sensore di movimento. E poi dopo torniamo con l'FM. Poi torniamo con l'FM. Sì, dopo FM e impronta digitale. Esatto, io intanto proterrò anche qualcosa che si illumina. E così faccio tutto, vedi? Proteggiamoci prima, perché... L'abitudine che salgo sempre l'accendo in continuazione. Anzi. Andrò a covare. Mettilo più vicino al bambino, qui dove c'è... Sì, va bene. Telefono. No, non rispondo io, arrivederci, grazie. Aspetta un secondo, però. Voglio metterlo bene. Andiamo.
Così ho le orbs sicure al 100%, cioè nel senso le ho viste, però voglio vedere bene dove stanno queste orbs. Sì, che poi stranamente, visto, le ha fatte sulle destra in camera, però le ha fatte sulle scale, le orbs. È perché secondo me le orbs si basano, secondo me, sul nuovo aggiornamento, sai dove? Da dove spotta quando tu entri in casa. Cioè, quando parte la partita, secondo me, infatti vedi le orbs come stanno? Sono in corridoio che ti... Dalla porta. E come ti ho detto prima, infatti, però, quando sono entrato ho detto 8, 11 e quindi era corridoio, mezzo corridoio, piccolo corridoio. Però è strano perché le orbs sembravano poi vicinissime invece... No, in realtà, secondo me è in mezzo, perché non vedi bene la prospettiva, ma effettivamente si trovano vicino alla porta, però stanno all'esterno della, della camera. Meglio così. Allora, il sensore di movimento c'è, ma non sai che ne serve qualcun altro? Troppo grande quella stanza. Sì, lo prendi tu. No, aspetta, che cacchio ho detto. Lo cambio io la posizione, non preoccupare. No, la serve, è meglio che ne mettiamo un altro. Allora facciamo così. Ci facciamo questo giro, io porto le... Citali. E no, l'ha preso. Tu devi aspettare un pochettino. Yeah. Devi aspettare. Sai perché? Sai perché l'ho messo là, bro? Perché passa vicino la il coso del bambino. Ah, già, quella là sta la cool, Per questo io l'ho messo lì. Perché là ho sentito la temperatura più bassa. Come si è scatenato? No, si è calmato, si è scatenato un attimo. Andiamo. Io quando metto senza i movimenti li metto perché dove è stato bene il calo, il freddo, lo sì, metto. Sì, no, me l'ho dimenticato che là ci stava la culla. E poi lì sta sempre un bambino, effettivamente. Potrei. Le orbs stanno qui proprio dove stiamo passando ora. Qua stanno le orbs. Sì. Però escono da dentro la porta, se ti... Non proprio. Impronte digitali, non... Ok, allora caccia la metto FM, fidati. Ormai queste impronte digitali non servono quasi a niente. Ah, spegni la luce. E chiudi la porta. E chiudi pure adesso, chiudi la porta. No, chiudi, non fa niente. Dove sei? Vaffanculo! Bambino! Mi hai spaventato! Eccolo! Ciao! A posto! FM4? È il 5 comunque, il 5. Perché è piccolo. Strano. Dovrebbe uscire 5 però, eh? Ma tu non hai capito come è apparso. Tu non hai capito come è apparso, come è partito la raffica. Dietro l'angolino. No, tu non l'hai vista. Dove sei tu? È passato da lì e ti sei messo qua. E io praticamente l'ho visto con la realtà davanti a me. Dacci un segno. 2. Dove sei? FM3. Strano. Vabbè, ritorniamo un attimo. Allora, a parlare ci ha parlato. Le orbe si chiudono. Le impronte digitali non le fa. L'unica cosa che mi viene in mente, potrebbe scrivere sul libro. Sì, dobbiamo vedere quel libro. Sì, libro ed MF, le uniche due soluzioni. Intanto guarda le foto. Intanto dopo ci dobbiamo drogare perché è apparso. No, ma guarda come è apparso all'improvviso. Ah, infatti mi ha dato fantasma interazione perché praticamente come è apparso ha fatto una sottospecie di interazione. E poi si è rimasto fermo. Quindi io gli ho fatto la foto quando ha fatto lo slalom. Infatti mi ha dato due interazioni. Sì. Ah, guarda, picciata la luce. Vediamoci perché siamo proprio messi male. Vabbè, è apparso. Voglio prendere un secondo libro e ce lo voglio mettere dove ha fatto suonare il telefono. Va bene?
Madonna, incazzatino. Madonna. Cosa sarebbe detto? Serve o il libro o l'EMF. Però abbiamo pure il mar, eh. Abbiamo il mar, abbiamo il postergas e il gin, quindi abbiamo tre tentativi in teoria. Libro, FM e impronte digitali. Il mail non può essere perché non abbiamo la frizz. Infatti, quindi gin. Secondo me è un gin. Andiamo. Postergas, però sto facendo molto casino, può essere anche un postergas, però non ti lascia impronta. Quello è il problema. Come ti ho detto io, è un gin, te l'ho detto subito che è un gin. Oggi è la giornata dei gin. Oggi non lo sapevi, era il giorno del giorno globale, oggi è il giorno, come si dice, internazionale del gin. Ok. Ma dopo spegni la luce e ti proviamo con l'EMF. Come succede? Che cazzo? Che è successo? Ho sentito una cosa strana. MF3, come hai spento? Faccio il segno. Ma qua lo puoi aprire, tu lo sai. Quello tu lo puoi aprire. Sì, lo so vero. Ha chiuso la porta, ha toccato la porta. No? Aveva toccato la porta. Ok, aspetta, io mi sono scordato una cosa. Cosa? Vediamo un attimo. Come si chiama? Scordo sempre di vedere il nome di questo. Madonna, che colpo di vento brutto! No, sì, la finestra. Io ho la finestra a fianco, praticamente mi ha sbattuto il vento sulla finestra, ho detto oddio. Clark, un'altra volta, la figlia di Superman. Lol. No, la dobbiamo far incazzare un po' perché l'MF è troppo basso. È troppo basso, no, l'avevi evitato a 4 prima. Ma scusami, ma non c'è l'osso da qualche parte? Già lo sappiamo che è qua, quindi ormai approfittiamo un attimo per vedere se trovo qualcosa. Ok, non c'è niente qui, ci speravo proprio. In bagno tu non hai controllato in bagno? Mi è sembrato che non c'ero. Aspetta, vado a fare un giro veloce. Vabbè, tanto ci sto passando io con la macchina fotografica. No, infatti, non mi sto bene. Che palle. Vabbè, dai, andiamo. Ele. Oh, sei scatenata, su. Dove sei? Eccola! MF però 4. Può essere buggato, eh. Guarda che con gli aggiornamenti che devono fare, siccome stanno facendo un po' un casino. Dove sei? Però il fatto che si sta mostrando troppe volte, non siamo nella, i 3 metri non la copre, Perché sai dove sta apparendo? Qui, bro. Vaffanculo! Vaffanculo, lì davanti. FM5. Alla okay. Buonanima, va a Tinder, va. Perché devi aspettare che mi vada a lottare? Io ti sto dicendo, guarda che è apparso lì, tu vai in tutte altre zone, perché? Non ho capito! Cioè, quel cazzo di quadro di quel tizio, io ho detto guarda che là è apparso, tu poi niente.
Però è andato qua. No, vaffanculo. È una cosa allucinante. Eia. Madonna, 56 te, in tutto ciò. Perché ti apparso. No, a me 57. Una volta mi è apparso davanti, quando è uscita la mira praticamente. Però a te stai bene tu con la sanità mentale. Forse perché. Perché voleva apparire per da te, non per me. E quindi anche se io l'ho vista, in realtà era riferita a te, quindi ha colpito più a te che a me. Secondo me. Probabile. Vedi quel coso verde, io lo sapevo, perché quel coso verde, quando io ti ho detto, ho fatto la foto, ti ho detto guarda che ha fatto una velocità dal muro alla porta, e ti ho detto no, sta alla porta, no bro, ho visto, e infatti la stessa cosa ha fatto con l'ombra, poi io ho detto bro sta lì, e tu stai tutta un'altra parte, e mi ha urlato e fiatato, vaffanculo, doveva fiatarmi per avere l'FM5, vaffanculo. Infatti, è vero, ti doveva fiatare per avere l'MF. Te possino, vai. Vabbè, intanto abbiamo fantasma, interazione, voglio. È intermedio, 120 e 8. Ah, era intermedio pure, è vero, me l'ho scordato. Sì.